La Svizzera, una terra così vicina all'Italia ma così lontana dalla Calabria, è sempre stata vista come un paese da prendere ad esempio per la sua precisione e per la pulizia delle sue strade, ma quasi mai era stata presa in considerazione per i suoi autori e per i suoi libri. GAP, che è l'Associazione Svizzera degli Scrittori in Lingua Italiana, vuole riempire, partecipando con una sua delegazione, formata da ben 11 fra scrittori e scrittrici, al programma di Vibo Capitale del Libro 2021, con una manifestazione intitolata La Svizzera terra vicina e lontana, composta da eventi rivolti ad adulti e a giovani, grazie alla collaborazione con alcune scuole cittadine, il tutto grazie al sostegno della Pro Elvezia e del Comune di Vibo Valentia. Diversi gli appuntamenti che si protrarranno fino al 23 aprile e che si terranno anche in location diverse, ognuno dei quali con un suo argomento specifico. Si è partiti dal racconto dell'immigrazione in Svizzera e dal dramma dei bambini nascosti per arrivare alle scritture di Montagna di Lago il 21 aprile presso i locali del CEV, passando per i miti della tradizione elvetica. Ogni incontro vedrà la partecipazione di due o tre scrittori che interagiranno con il pubblico per trasmettere il valore della scrittura svizzera.